Finita la partita contro il Cagliari, la Lazio ha vinto, lo ha fatto mostrando in campo un gruppo unito, nonostante i cambi, nonostante gli inserimenti di giocatori che non giocano spesso. Nel corso ovviamente dei prossimi giorni, prima della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, analizzeremo proprio nello specifico le prove di alcuni giocatori, da Correa a Badeli a Luis Alberto, passando anche magari per il ritorno in campo di Radu e ovviamente anche per la partita di Caicedo e degli altri. La Lazio vince, lo fa, ripetiamo, prima della partita con l'Atalanta, e a tal proposito vogliamo sentire proprio il commento di Simone Inzaghi a Sky dopo la vittoria appunto in Sardegna. La Lazio, le chiedo se erano queste le risposte che chiedeva, che cercava dopo l'Atalanta e prima dell'Atalanta. Ma penso di sì, penso che i ragazzi hanno fatto una grande gara, che avremmo dovuto chiudere il primo tempo con un vantaggio più largo, però insomma abbiamo mancato la finalizzazione, un po' per demerito nostro, un po' per poca fortuna, perché insomma la traversa di Badele, il tiro di Caicedo respinto da Parolo, dovevamo far meglio. Però ai ragazzi fine primo tempo ho fatto i complimenti, perché è stato un piacere vederli giocare. Come in altre occasioni abbiamo visto una Lazio fluida, brillante, questo immagino la conforti pensando alla sfida di mercoledì, ma quanta rabbia le lascia anche pensando a quello che poteva essere e non è stato, pensando all'obiettivo Champions League? Ma sai, io penso che tutti abbiano dei rimpianti, insomma guardiamo la classifica, siamo a un punto dalla Roma, a un punto dal Milan, purtroppo tutte quante abbiamo fatto a livello di punti un pochettino meno. Noi certamente abbiamo pagato diversi infortuni che abbiamo avuto nel girone d'andata, sicuramente in qualche partita ci è mancato l'episodio a farlo girare dal verso nostro, però siamo qui al 16 maggio per il terzo anno consecutivo a giocarci cose importanti che possono essere l'Europa, delle finali, quindi insomma il lavoro dei ragazzi va giudicato. Io posso solo ringraziarli perché mi seguono sempre, mi danno tutto, cerco di coinvolgere il più possibile e poi insomma vedremo, mancano ancora tre finalissime per noi, la prima è quella che conta di più, verrà mercoledì contro una squadra che abbiamo affrontato 10 giorni fa, sarà una partita aperta, dovremmo essere bravi a far girare quegli episodi che domenica scorsa non sono andati dalla nostra parte ma sono andati dalla parte dell'Atalanta. Studio. Lelia, Dani. Simone, ciao. Ciao Lele. Ciao, secondo me oggi avete fatto una gran partita e le vostre gran partite molte volte sono arrivate dopo alcune cadute, la dimostrazione che questa squadra ha dei grandi valori morali. E ti riporto, poi andrai a sentirla sicuramente, l'intervista a bordo campo, secondo me interessante, anche di Correa, che è un giocatore importante che ha contribuito a far crescere, secondo me, e dice una cosa significativa, è che al di là di chi gioca dovremmo giocare come fratelli contro l'Atalanta. Secondo me è anche questo il vostro valore, non solo tecnico di gioco, di sviluppo e di idee, ma morale. E ecco perché servirà questo per affrontare l'Atalanta, ma credo che questo non è mai mancato nel vostro percorso, al di là poi dell'altalenanza di risultati e delle difficoltà che il campionato poi ti dà. Io penso di sì, penso che abbia detto bene Correa. Siamo tanti giocatori, bisogna accettare le scelte. Io penso che siano più importanti quelli che entrano di quelli che cominciano dall'inizio. In questo momento abbiamo tre attaccanti che meriterebbero tutti e tre di giocare, però bisogna fare delle scelte. Domenica è capitato al Tucu di star fuori, oggi è capitato Immobile. L'importante è che chi entra deve sapere che è più importante di quelli che partono dall'inizio, perché se andiamo a guardare le nostre partite, quando abbiamo avuto i subentri nel migliore dei modi, le partite sono state vinte, sono state fatte come oggi, o come a Genova con la Sampdoria, o col derby con la Roma, o le partite di Coppa Italia vinte a San Siro con Milan e Inter, sono state fatte nel migliore dei modi. Quando qualcuno magari si sente vittima di un'ingiustizia perché parte dalla panchina, sono lì che cominciano qualche problema. Però ho la fortuna di avere ragazzi seri che accettano, che obbediscono e che cercano di dare sempre il massimo. Partono alla pari al momento Caicedo, Immobile? Caicedo, Immobile e Correa certamente. Tutti e tre partono alla pari, penso che ne giocheranno due soltanto, vedremo nei prossimi giorni, cercherò
come sempre, di fare le scelte giuste che penso che siano ideali per quella partita, e il segreto sarà chi dei tre rimarrà fuori poi mi dovrà dare una mano a partita in corso, e se me la darà avremo tantissime chance di vincere. Il dubbio aumenta, Paolo Condò, magari no, insieme. Ma hai fregato la domanda, mi rendo conto, Simone, che è prematura, però io ti volevo proprio chiedere, anche provocatoriamente, chi è che gioca mercoledì nella finale, perché i giocatori, diciamo, che tu hai lasciato a riposo quest'oggi, penso a Immobile, penso a Lucas Leiva, poi non so se Milinkovic-Savic, che c'è anche qualche acciacco, sarà disponibile o meno per la finale, comunque quelli che hanno giocato al loro posto sono stati i migliori nell'ottima prestazione che ha tirato fuori la Lazio oggi a Cagliari. Penso a Badel, per esempio, penso a, sia a Correa che a Caicedo. Quindi, diciamo, mentre l'Atalanta, che abbiamo visto prima, che secondo me ha giocato peggio di voi, però l'Atalanta ha la possibilità con Gomez di aggiungere un giocatore molto importante alla squadra di oggi, voi potete aggiungere, ma per aggiungere dovete anche togliere, no? Beh, quello senz'altro, Paolo. Però il mio obiettivo è quello di arrivare... di arrivare mercoledì mattina con tutti i giocatori a disposizione. Già lì sarebbe una grande cosa che è successo poco quest'anno. Penso di dover valutare la situazione di Milinkovic. Ieri ho fatto un allenamento, ma le risposte non sono state buone, però insomma mancano ancora 4 giorni. Adesso lo valuteremo nelle prossime ore. Poi insomma penso che Badel meritava questa chance perché sta facendo molto bene, non dimentichiamo che è un giocatore importante, che è sempre stato abituato a giocare con una certa regolarità. Qui in questo ruolo abbiamo Leiva, che sta facendo grandi cose da 2 anni e mezzo, però è un giocatore che si è sempre messo a disposizione come gli altri. Poi insomma bisognerà recuperarli tutti quanti e fare le scelte migliori mercoledì. Ovviamente poi in una partita secca come questa il confine tra vincere e perdere è sempre sottilissimo, però le chiedo, nonostante questo, se ha la percezione che il giudizio che darà alla fine la società della stagione della Lazio e del suo lavoro dipenda molto dal risultato dei 90/120 minuti della partita di mercoledì. Ma no, io penso che non sia così, penso che sia un giudizio da dare nell'arco di 3 anni, di quello che si è costruito, di come si è giocato, della mentalità che si è data, da tante altre cose. Poi sappiamo bene, voi lo sapete, siete tanti anni nel calcio, che le partite a volte possono essere decise, e noi lo sappiamo bene, magari da episodi che non possiamo controllare, però dobbiamo essere bravi a giocarci nel migliore dei modi. Mercoledì saremo a Roma davanti ai nostri tifosi, che saranno con noi dal primo al 100° minuto, e noi cercheremo di trasformarli insieme a noi. Grazie Simone Inzaghi, buona domenica. Grazie a voi, buona serata. Queste erano le parole di Simone Inzaghi a Sky, parole che hanno detto tantissimo, addirittura si è passati anche a parlare del futuro dell'allenatore della Lazio, si è parlato delle condizioni di Milinkovic, si è parlato delle scelte che potranno arrivare nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta. Questi sono temi che affronteremo ovviamente nei podcast di Piazza della Libertà, nei prossimi podcast, quelli di avvicinamento alla finale 15 maggio. Chiudiamo questo intervento appunto con il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione: Lazio, possiamo fidarci? Perché questa domanda? Perché troppe volte quest'anno, dopo grandi prove, dopo belle prove, dopo ottime partite, abbiamo trovato in realtà un'altra faccia della medaglia, quella che appunto ha condizionato pesantemente questa stagione. Ci avviciniamo lentamente, con molta cautela ma con tanta fiducia, alla finale di Coppa Italia. Lo facciamo con voi attraverso i nostri canali classici, da Facebook, Twitter, Spreaker, dove siamo in questo momento live, e ovviamente su Spotify e i podcast di iTunes e TuneIn. Per il momento vi ringrazio, un saluto da Cristiano Sala.